confronto sullo 0-0. È stata una partita entusiasmante, con rapidi capovolgimenti di fronte e per fortuna con pochi episodi di nervosismo in campo, mentre sugli spalti tutto è filato liscio, anche perché i tifosi di Chieti hanno disertato il derby. Il Lanciano cercava un nuovo successo contro il Chieti, che da 4 anni non vinceva al Cinque Pini. I frentani prendevano subito in mano le redini del gioco e dal 10° minuto colpivano un palo con Manari. 7 minuti dopo la replica del Chieti era affidata a Graziani, Sgherri non trova però l'attimo buono. Il Lanciano esercita un certo predominio territoriale, ma la difesa teatina riesce a reggere all'urto. Gli ospiti si muovono decisamente bene anche in fase offensiva e la retrovia rossonera rischia grosso. Abbiamo appena visto l'occasione sprecata da Sgherri. Ed il primo tempo si chiude a reti inviolate. Secondo i pronostici dei sindaci, nella ripresa la prima grossa occasione è per i teatini e Torrisi a servire Sgherri, che fallisce ancora l'appuntamento con il gol. Rischia di nuovo la difesa frentana. Al 10° minuto il portiere è bravo a respingere il tiro di Baglieri. Il Lanciano si scuote e assedia l'area avversaria. Manari si destreggia bene ed il tiro va di poco a lato. Ma al 19° minuto è il Chieti ad andare in gol. Preciso servizio di Presicci per Baglieri, che insacca. È il gol che decide il derby. C'è stato un bel cross dalla sinistra. Ho anticipato il difensore che mi marcava e l'ho messa alla destra del portiere. È un successo meritato per il Chieti? Penso di sì, abbiamo creato un bel po' di occasioni con Sgherri davanti alla porta, che ha sbagliato del tutto la porta. Ecco. Giornalizzato questo successo a Lanciano? Ma ti dirò, no, non è che vorrei fare il presuntuoso, ma non temevo il Lanciano perché l'avevo già incontrato, so che è una squadra buona, però ripeto, noi questa partita l'abbiamo preparata tranquillamente, senza sovraccarichi di preoccupazioni, penso l'abbiamo dimostrato in campo, perché di solito queste partite la tensione di tutta la settimana si può scaricare prima della partita, noi invece l'abbiamo affrontata seriamente come le altre partite, pensando sempre che è un derby, che è una partita importante. Qual è stata l'arma vincente del Chieti? Ma è stata l'umiltà di tutti quanti, hanno dimostrato di essere una squadra compatta, e guardiamo le due punte che retrocedevano sempre, che rincorrevano il pressing sui difensori, e questa abnegazione di tutti quanti per fare volere il risultato.